viste da vicino, non sono per nulla brutte, ma a una parte dei tifosi azzurri le nuove maglie del Napoli non sono proprio piaciute. Lo sponsor Lete, che in questi giorni sui social è diventato un hashtag Lete Out per questa stagione, perde il rettangolo rosso sul petto delle Combat K2021 e diventa una scritta rossa che, a detta di molti, è un pugno nell'occhio. C'è però chi la maglia l'ha comprata già negli store e l'ha apprezzata, chi invece ai nostri microfoni ha affermato la maglia non si discute, si ama. Voglio i colori tradizionali, non mi piace quel rosso. No. Fa storcere il naso. Sicuramente abbiamo migliorato rispetto al rettangolo rosso, ma comunque il rosso non c'entra niente con i nostri colori. Io sono sempre per la maglia prima di tutto, per cui capisco le esigenze dello sponsor, però magari mettergli una scritta blu che fa pandan più con il bordo del colletto rende la maglia più bella, secondo me. Il rosso effettivamente è un po' forte. Io sinceramente non lo so, non saprei, perché come tutte le cose nuove bisogna abituarsi e vediamo poco, perché al primo impatto non è che ha dato molto scalpore. No, sono venuti a mancare proprio i colori tradizionali, insomma, della maglia azzurra, insomma. Gli anni passati c'era il rettangolo rosso però. Sì, ma la maggior parte era bianca e azzurra, insomma, la scritta era bianca, invece questa non mi piace proprio, per dire la verità. Ma a me piace tutto, l'importante è che sia il Napoli, che giochi bene il Napoli, poi la maglia com'è a me non interessa, sinceramente. Questa scritta Lete sull'azzurro? Non mi dà nessun fastidio, almeno a me personalmente, l'importante è che chi ci sarà dentro riesce a darci grandi soddisfazioni. Lei l'ha comprata? Sì, l'ho comprata, ieri l'ho comprata e sarà supporter, costa anche abbordabile, insomma, 20 euro, quindi si può acquistare facilmente. Con facilità.